Ciao a tutti amici appassionati di anime e manga, sono Alex, come sempre invito a seguirmi qui su YouTube o su Instagram, il link lo trovate qui sotto in descrizione. Oggi andrò a parlare cosa ne penso di Row Hero, questo per Tina 1, la 2 e la 3. Allora parliamo dicendo che è un manga comico, riverente, soprattutto a sfondo un po' erotico, diciamo, comico, sfondo erotico. Guarda, però i disegni, qualcuno che posso farvi vedere, perché non posso farvi vedere tutti, sono molto belli i disegni. Soprattutto i disegni sono qualcosa di stupendo. Ecco, diciamo che sono scene un po' ambigue, alcune un po' esplicite. Fa ridere, fa ridere, è carino, si lascia leggere via veloce. Parla di questo ragazzo che cerca un lavoro, non riesce a trovare un lavoro, deve mantenere i suoi fratelli più minori. A un certo punto, per varie peripezie, viene ingaggiato da una squadra investigativa sotto copertura. Deve travestirsi da donna, fare finta di essere una donna, per essere preso da un'altra agenzia di mostri, che sono i cattivi, e infiltrarsi. Però nasceranno molte scene comiche, ambigue, gag. Molto carino. Niente, sì, carino. Alcuni però hanno dovuto interrompere, mi sembra, il sesto volume perché è stato criticato molto perché secondo alcuni assomiglia troppo a One Punch Man. Anche se secondo me forse un po' i mostri li assomigliano un po', diciamo, che sono, non ho ancora capito se sono mostri, si chiamano mostri, ma alla fine mi sembrano delle persone con su una maschera da elefante o eccetera, eccetera, quindi alla fine sono umani. Quindi già fa fatto che sia quello che faccia un po' ridere che siano definiti mostri, hanno semplicemente messo una maschera per essere definiti mostri. Però fa ridere. Quindi se volete, legge qualcosa di divertente, ma sfondo, però a sfondo un po' erotico, scene molto ambigue, quindi magari non è per tutte le età. Io essendo probabilmente sia solo 6 volumi, ve lo consiglio di prendere. Il prezzo è 5,50€, quindi neanche tanto. A me piace, è una lettura diversa dalle altre per spezzare un po' dalle letture serie. Ci sta. Io vi ringrazio. Se il video è piaciuto, vi invito a mettere un like, condividetelo, attivate la campanellina. Al prossimo.